4 vittorie su 4 partite casalinghe. L'Empoli impone ancora la legge del Castellani, che pure un ottimo Cittadella ha fatto di tutto per abrogare. Sono serviti 7 gol per decidere la sfida, risolta dai padroni di casa soltanto al primo minuto di recupero. L'Empoli scende in campo con la formazione annunciata alla vigilia, mentre nel Cittadella Foscarini cambia qualcosa. Volpe è preferito a Carteri, mentre in attacco il posto accanto a Junco è affidato a Curiale al posto dell'annunciato Ardemagni. Le scelte del tecnico veneto si rivelano vincenti dopo nemmeno un giro di lancette. Sulla destra Volpe lancia Curiale in aria, Angella chiude ruvido, ma Guida giudica falloso il suo intervento. Proteste e incredulità tra i toscani, ma l'arbitro di Torre Annunziata manda Junco sul dischetto. L'attaccante brindisino spiazza Bassi con un destro centrale e porta in vantaggio i suoi quando il cronometro non segna ancora il secondo minuto. L'Empoli, colpito a freddo, abbozza una reazione e trova la sponda buona nel direttore di gara, generoso nel punire la chiusura di Cherubin su Eder con il secondo penalty di giornata. Anche in questo caso resta più di un dubbio, ma Eder non si fa scrupoli e come Junco sceglie il destro per spiazzare Villanova e ristabilire la parità al minuto 12. Secondo gol stagionale, 23esimo in Serie B per il brasiliano ex Frosinone. Una volta tornata in equilibrio, la partita si anima offrendo una buona dose di emozioni. La prima la offre ancora Eder, ben servito da Valdifiori, ma tutto solo davanti a Villanova l'attaccante calcia incredibilmente fuori. Il Cittadella serra i ranghi e imbastisce la risposta. L'azione Amaranto si sviluppa soprattutto a sinistra, dove Pettinari è particolarmente ispirato. Suo il cross per Curiale, fuori misura però il tocco sotto porta. È una buona fase per gli ospiti, che lasciano sì l'iniziativa ai padroni di casa, ma si rendono pericolosi ogni volta che l'Empoli concede qualcosa. Arriva così il secondo vantaggio del Cittadella, sempre efficace sulla fascia sinistra. Non è Pettinari questa volta, ma Junco ad ispirare l'azione, divincolandosi tra una selva di maglie azzurre per servire con un passaggio illuminato l'inserimento di Curiale. Difesa empolese tagliata e ferma, niente da fare per Bassi e 2-1 al 40esimo. Non c'è nemmeno il tempo di esultare, perché a stretto giro di posta l'Empoli pareggia. L'azione è lunga e concitata, Coralli gira in area per Marianini che cerca la porta, Villanova non ci arriva, Cherubin alle sue spalle è ingannato e cade trascinandosi goffamente la palla in rete. Inutile anche il tentativo di Pisani, 2-2 al 43esimo, ultima emozione per il primo tempo. La ripresa si apre con gli stessi 22 in campo e basta poco per capire che il filo rosso delle emozioni non è stato smarrito. Passano infatti soltanto 2 minuti per la prima occasione di Marca Toscana, che nasce da un calcio piazzato, ma sull'ottimo inserimento di Angella Villanova si supera. Il boato del Castellani è però rimandato soltanto di qualche minuto, 5 per la precisione, quelli che portano alla rete di Eder. Bravo ad affondare sulla sinistra, scaltro ad approfittare della scivolata di Pesoli e molto fortunato a trovare con il destro un rimbalzo che mette fuori causa Villanova e che gli permette di siglare la doppietta personale di giornata. Minuto il settimo, Empoli in vantaggio 3-2. La girandola di cambi su entrambi i fronti mette in pausa la partita fino al 31esimo, quando il Cittadella trova il pareggio. Il gol porta ancora la firma di Antimo Junco, come ed era la seconda marcatura di giornata. L'attaccante veneto prima cade spalle alla porta, poi è cinico ad approfittare dell'indecisione di Angella a liberare l'area e piazza un esterno sinistro che Bassi può solo raccogliere in fondo al sacco. L'impressione che sei gol abbiano saziato tutti dura solo una manciata di minuti, visto che la fame di vittoria dell'Empoli arriva nel cuore del recupero quando Francesco Marianini scatta dietro la linea veneta in tuffo, corregge in gol la rovesciata di Antonazzo. Il gode e l'esultanza dei tifosi di casa passa sotto silenzio le proteste del Cittadella per la posizione dubbia di Marianini. Finisce dopo 4 minuti di recupero una partita incredibile che conferma il feeling dell'Empoli con il proprio campo e lancia i toscani nel gruppone delle prime. Per il Cittadella uno stop che non apre crepe nel solido impianto di gioco costruito da Foscarini.